Stiamo andando verso l'abitazione di un signore e gli stiamo portando un pasto completo preso dalla scuola elementare Magini, che perché era avanzato dalla mensa dei ragazzi. Così evitiamo gli sprechi e in più la cosa principale è che aiutiamo qualcuno. Questa è l'ultima fase del progetto Viva la Bontà, Abbasso lo Spreco, che recupera e destina a fini sociali il cibo che non viene consumato nelle mense scolastiche. Facciamo delle vaschette per accontentare un po' tutti. Il progetto innovativo è stato ideato dal Comune di Monte San Savino e sottoscritto insieme a Cheer Food, la società che gestisce il servizio mensa, e le associazioni di volontariato che hanno aderito: Arca, Arci, Circolo Ciaperoni, Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia. Ci consente non solo di utilizzare a fini sociali, diciamo così, ciò che avanza del servizio di refezione, ma dare un segnale anche forte per quanto riguarda l'aspetto sociale che deve avere poi anche la scuola. Siamo partiti 2 settimane fa e ogni giorno appunto i volontari delle associazioni vengono qui e ritirano il pasti secondo una procedura che è stata definita poi con il soggetto gestore. 5 le famiglie di Monte San Savino che vengono aiutate. In un caso si tratta di una vedova con 5 figli, ma ci sono anche anziani soli. Riso, pollo, insalata e mela. Da solo vado avanti un mese. Croce Rossa Italiana è vero che porta sostentamenti anche alle popolazioni lontane, però non dobbiamo neanche scordarci che nel nostro territorio comunque c'è la povertà. Ci vorrebbe una partecipazione più seria, cioè lo Stato dovrebbe ad esempio fare, non si può dire Ministero della Povertà, ma in questo momento ci vorrebbe. Stiamo costruendo un banco alimentare dove noi portiamo direttamente dalle famiglie il pacco con dentro in forma del tutto anonima, perché purtroppo gli italiani hanno la loro dignità e quindi siamo noi a andargli incontro facendo anche delle ricerche di carattere, diciamo, sociale, per vedere appunto i bisogni. Io, come presidente del centro anziani di Monte San Savino, conosco un po' la situazione e quando mi hanno chiamato per questa cosa sono stato molto felice, insomma, di farla via. Questi gesti che fate voi di distribuire il sovrappiù di cibo a chi ne ha bisogno è quel poco che è rimasto del mondo che ricordo io.